Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione di TG Sestina. Oggi a Strasburgo si vota la riforma del copyright. I due grandi temi sul tavolo delle trattative sono equo compenso e controllo del materiale online. L'esito del voto è però ancora incerto. Ci dà tutti gli ultimi aggiornamenti in collegamento dal Parlamento Marco Vassallo. Marco. 3 anni di contrattazioni e modifiche, oggi il momento della verità per quanto riguarda un testo da aggiornare, un testo che risale al 2001, quando il mondo del web non aveva l'impatto attuale sui contenuti. Sono due gli articoli su cui si accende il dibattito: l'articolo 11 che riguarda i compensi da versare agli editori per quanto riguarda i contenuti, poi c'è l'articolo 13 che prevede che le piattaforme web applichino un controllo sugli utenti per il caricamento di contenuti. 2 articoli e 2 schieramenti con le proteste da parte delle grandi piattaforme web. Anche Wikipedia ha protestato in Italia, oscurando nella giornata di ieri per 24 ore la propria pagina. Dicevi, Valeria, un esito indeciso, molti eurodeputati potrebbero dare un voto contrario, lo stesso partito da cui proviene il relatore della riforma, Alex Voss. In Italia invece i partiti favorevoli alla riforma sono il PD e Forza Italia, mentre quelli contrari sono la Lega e il Movimento 5 Stelle. Grande sostenitore della riforma anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. A te la linea, Valeria. Grazie Marco. Passiamo ora agli esteri e ci spostiamo sulla striscia di Gaza, dove ieri un missile lanciato dai palestinesi ha colpito una casa ai confini di Tel Aviv e riaperto il conflitto. Nessun morto, ma si contano diversi feriti. Abbiamo in collegamento Edoardo Re. Com'è la situazione, Edoardo? Hanno riaperto scuole e ospedali, ma la calma a Gaza potrebbe soltanto essere apparente. Nella notte, infatti, sono stati molti i combattimenti e i missili partiti in direzione delle campagne di Israele. Nonostante il cessate il fuoco di Hamas, 60 razzi a breve gittata sono partiti dalla striscia proprio in direzione di Israele. Ieri gli israeliani avevano reagito in maniera dura a quel primo missile di cui parlavi, esplodendo 15 obiettivi definiti terroristici. Negli scontri non ci sono state delle vittime, ma le persone coinvolte, dopo una prima analisi, sembrano essere circa 25. Edoardo, ti chiedo solo un'ultima cosa. La situazione è sempre più delicata e siamo a 2 settimane dalle elezioni. Quali sono le reazioni politiche nel paese? Il premier Netanyahu per ora resta cauto, anche in vista appunto di una probabile rielezione. Non esiterò a fare tutti i passi necessari per garantire la sicurezza del nostro paese, ha dichiarato proprio il premier, lasciando intendere che forse potrebbe essere effettuata un'operazione di terra. Il leader dell'opposizione invece, Bennett, ha dichiarato: questa tregua è imbarazzante, sembra come se il premier volesse appoggiare il terrorismo. Per il momento non ci sono ulteriori notizie, la linea a te, Valeria. Grazie Edoardo. È un'Europa che deve reinventarsi e ripartire dai propri principi fondanti, alla ricerca di nuovi valori. Lo ha detto Massimo Cacciari nell'incontro di ieri in statale, moderato da 2 studenti del Master in giornalismo Walter Tobagi. Il servizio di Andrea Prandini e Andrea Galliano. Certo, l'Europa, il disegno di un'Unione Politica Europea si indebolisce, è evidente, ma tutto sommato per me è che la Gran Bretagna sia mai stata appunto parte integrante. Ieri il filosofo Massimo Cacciari è stato il protagonista dell'incontro con gli studenti, organizzato dalla Scuola di Giornalismo Walter Tobagi. All'evento dalla Brexit alle elezioni del 26 maggio, disgregazione o rifondazione dell'Unione Europea? L'ex sindaco di Venezia ha sottolineato l'importanza dell'euro come strumento di stabilità e ha espresso la sua contrarietà a populismi e sovranismi. In un mondo in cui la Cina sta acquisendo un'importanza crescente, gli Stati europei devono mettersi d'accordo, altrimenti conteranno sempre meno. Infine Cacciari si è interrogato su quali possano essere i nuovi valori dell'Unione Europea. Perché l'unus fondante, valoriale fondante dell'Unione Europea è stato quello antitotalitarismo.
Sono stati più di 1.100 i sit-ify aperti in Italia in occasione delle giornate di primavera. Il racconto dall'ippodromo SNAI di San Siro, aperto al pubblico per il secondo anno consecutivo, di Giulia Giaume e Lucio Palmisano. Una giornata all'ippodromo, ma senza i cavalli. A San Siro apre l'impianto SNAI per le giornate fai di primavera. Tanti gli spazi visitabili, di solito accessibili solo agli addetti, con molti visitatori in fila all'ingresso. Era un luogo un po' meno standardizzato rispetto agli altri. Ci venivo da ragazza con mio padre, per cui avevo voglia di rivederlo. L'apertura dell'ippodromo è solo una delle tante organizzate dal FAI per questa occasione, con 171 siti aperti in Lombardia. I visitatori vengono suddivisi in gruppi, con una guida che illustra le caratteristiche di ogni tappa del tour. Io nell'ippodromo consiglierei in primis la prima tappa, che è il cavallo di Leonardo, che in realtà ha una storia molto particolare, in quanto è un cavallo che non è stato realizzato da Leonardo, però è stato realizzato attraverso gli schizzi, attraverso i progetti di Leonardo. C'era la possibilità di visitare il tondino, c'era la possibilità di visitare l'insellaggio, ma anche proprio la pista, e in più la palazzina del peso, che è quella in cui ci troviamo adesso. Quindi le tappe sono varie e permettono poi di avere di visitare integralmente quello che è l'ippodromo. I proventi di queste giornate permettono al FAI di mantenere aperti i siti. Sì, perché le persone sono soddisfatte del giro che stanno compiendo e di quello che sentono, che possono vedere grazie al FAI. Passiamo adesso allo sport. In collegamento da Parma abbiamo Elisa Cornegliani che ci parla della partita di qualificazione Italia-Liechtenstein che si giocherà stasera. Elisa. Sì Valeria, torna Fabio Quagliarella torna ad essere titolare in nazionale, non succedeva da 10 anni, anzi da 9 anni, da quell'ultima volta nel 2010 quando è sceso in campo contro la Svizzera e ha segnato, la partita terminò poi 1-1. Da allora sono passati 9 anni, così come sono 9 i gol che l'Italia ha segnato nei 2 precedenti match contro il Liechtenstein nel 2016 e nel 2017. L'obiettivo ovviamente è replicare il successo e per farlo Mancini si affiderà all'esperienza e alla carriera ventennale del capocannoniere sampdoriano che dovrà quindi guidare una squadra sicuramente molto in forma ma certamente giovane. Basti pensare che Keane, che giocherà al suo fianco in attacco, è nato nel 2000, cioè lo stesso anno in cui Quagliarella ha esordito in nazionale, ed è proprio l'esordio la parola chiave di questa formazione, perché Gianluca Mancini, che giocherà in difesa, sarà la sua prima partita in assoluto con la maglia azzurra, e Leonardo Spinazzola giocherà per la prima volta da titolare nell'era Mancini. Vediamo quindi la formazione. Mancini sceglie uno schieramento 4-3-3. In porta al momento c'è un ballottaggio fra Sirigu e Donnarumma, si presume la spunterà il primo. In difesa ci sarà spazio per Spinazzola, Romagnoli, Bonucci, Mancini. Centrocampo Verratti, Giorigno, Sensi, e in attacco, come anticipato, l'asse Kin, Quagliarella, Politano. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Elisa, continuiamo a parlare di sport e di calcio in particolare, anzi di un calcio particolare, al buio. Il servizio di Elisa Cornegliani e Marco Vassallo. Un pallone fosforescente e un campo senza luci, la trovata di 2 amici in gita scolastica. Il calcetto al buio è nato quasi per caso e ora si gioca nei centri sportivi di Milano e Monza. Prepariamo le porte, prepariamo i giocatori, spieghiamo molto velocemente le regole del gioco, che sono uguali, identiche al calcetto. Quando si spengono le luci non c'è spazio per i solisti, nel lighting ball bisogna fidarsi dei compagni e soprattutto passare la palla. E quindi automaticamente si crea quel gioco di squadra molto veloce, che è cioè, fenomenale, capito? Cioè, che Zinedine Zidane direbbe, caspita, la vorrei io una squadra così. Molti vogliono provare, le aziende per rafforzare il rapporto tra i dipendenti, gli amici per una festa di compleanno alternativa. Per tutti una regola fondamentale che va oltre la tattica. Bisogna tanto far leva sul gruppo, quindi senza il gruppo con il lighting ball non sei nessuno. Per ora una media di 3 partite a settimana, forse poche, ma c'è voglia di crescere. C'è un business da perfezionare, un traguardo da raggiungere a piccoli passi. Una volta che abbiamo fatto bene in Italia, possiamo esportare il prodotto all'estero. C'è stato un grosso incendio questa notte vicino a Genova. Sembra che non ci siano morti né feriti. Ce ne parla Alberto Mapelli in diretta dallo studio. Alberto.
C'è un aggiornamento dell'ultima ora riguardo l'incendio. È stata riaperta l'autostrada 10 in direzione Genova nel tratto tra Varazze e Arenzano, che era stato chiuso in mattinata proprio a causa del maxi incendio scoppiato a Cogoleto nel Ponente. Il maxi incendio aveva riguardato due case che erano state avvolte dalle fiamme e che poi avevano appiccato il fuoco anche a diversi magazzini e automobili in transito. Si teme che la natura dell'incendio sia doloso, l'ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti, che ha anche aggiunto che bisognerebbe pensare a pene molto più dure per chi mette in pericolo la nostra vita e la natura. C'è anche un'altra ansa. Nella mattinata tre giovani catanesi sono stati fermati dai carabinieri per una violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne. Gli abusi sarebbero stati commessi lo scorso 21 marzo e sarebbero stati ripresi dai tre con i loro telefonini. Questi video sarebbero poi finiti alla ragazza, che li avrebbe consegnati ai carabinieri. Non ci sono ulteriori breaking news, ti restituisco la linea, Valeria. Si torna a discutere del caso Battisti, che ieri ha confessato di aver commesso 4 omicidi. Dalle vittime nessun perdono. Cosa ne pensi, Alberto? Allora, riassumiamo un attimo la vicenda. Ieri Cesare Battisti, il famoso terrorista, è stato interrogato per 9 ore dal pool di antiterrorismo di Milano e ha confessato i 4 omicidi di cui era accusato. In 37 anni è la prima volta che l'ex terrorista dei PAC ammette i reati. Questa confessione sarebbe stata realizzata per ottenere alcuni permessi premio, come hanno detto gli stessi avvocati di Battisti, ma questi permessi non potranno arrivare comunque prima dei 10 anni passati in carcere. Gli argomenti che hanno fatto discutere sono due, le dichiarazioni di Battisti che hanno fatto discutere sono due. Il terrorista ha parlato della sua latitanza e di come avesse avuto intenzione di dissociarsi dai PAC già nel 1981, quando prima di fuggire dal carcere di Frosinone e darsi alla latitanza. Ha chiesto anche scusa ai familiari delle vittime, che nella maggior parte dei casi non hanno accettato la scusa di Battisti, e hanno commentato che se volesse davvero fare qualcosa per farsi perdonare, potrebbe dire tutto quello che ha taciuto per questi anni. Sul fronte politico tante le reazioni, primo su tutti ovviamente il ministro degli interni Matteo Salvini. Il leader della Lega ha attaccato gli intellettuali che negli anni hanno difeso e coperto il terrorista e li ha invitati a chiedere scusa ad ammettere le proprie colpe per non aver saputo riconoscere l'ovvio. Nessuno dei diretti interessati ha affrontato la questione e attendiamo nei prossimi giorni gli ulteriori risvolti di una vicenda che continua a fare discutere. È tutto, a te Valeria. Grazie Alberto. Al memoriale della Shoah di Milano, fino ad aprile, una mostra dedicata ad Arpad Weiss, l'ex allenatore ebreo-ungherese di Inter e Bologna, allontanato negli anni 30 per le leggi razziali e morto ad Auschwitz. Ce lo raccontano Fabrizio Papitto e Bernardo Cianfrocca. Cartellino rosso, anzi nero, quello delle leggi razziali che hanno espulso Arpad Weiss, 2 scudetti col Bologna, 1 con l'Inter quando il fascismo la chiamava ambrosiana, allenatore ebreo-ungherese che concluse la sua carriera nel campo di Auschwitz. Il memoriale della Shoah lo ricorda con materiali d'archivio, maglie e scarpine indossati dai suoi giocatori, la pagina di un singolo diventata memoria collettiva che lo sport riporta in vita sotto una lente ancora attuale. È più facile presentare degli argomenti così delicati come quello della deportazione attraverso degli altri racconti e poter presentare come le leggi razziali e le conseguenze delle leggi razziali e delle deportazioni ha inciso poi sulla vita di gente normale. E allora da lì si introduce un discorso che i giovani riescono a comprendere da segnali che non si valutano nella loro piena importanza, si può arrivare anche a una degenerazione. Ecco, da qui il parallelo che permette attraverso la storia di Arpad Weiss di dare ai giovani degli strumenti di meditazione, di ragionamento e quindi di formazione. Come lui, morirono la moglie e i figli, una famiglia cancellata, come tante, quella volta che la storia si fece autogol.
Un tempo si usava per incidere le spade, oggi si usa per i tatuaggi. I nostri Marco Bottiglieri e Marco Vassallo sono stati allo studio milanese di Marco Matarese, il tatuatore che realizza disegni ispirati alla tecnica dell'acquaforte. Antiquario e scenografo, restauratore ed esperto di incisioni. Dopo l'Accademia delle Belle Arti, Marco Matarese le aveva provate tutte. Poi ha trovato la sua strada. Quando ho capito che potevo portare l'acquaforte all'interno del mondo del tatuaggio, mi sono innamorato di quest'idea. L'acquaforte è un'antica tecnica di incisione, il suo effetto si può solo imitare sulla pelle. Matarese ha iniziato con le opere di Dürer e Doré, ora crea le sue composizioni con un marchio di fabbrica ben riconoscibile. Fatto di una continua costruzione del disegno, della struttura del disegno, per poi andare a riempire e a creare sia i volumi con le direzioni delle linee, sia i chiaroscuri solo con le linee. 130.000 i follower su Instagram, molti di loro prendono un treno, un aereo solo per entrare nel suo studio. È ispirato un po' a una Wunderkammer, camera delle meraviglie, fatto per un po' stupire, con tra l'altro oggetti che ho recuperato nei viaggi. La sfida più complicata, mantenere la propria identità artistica. Sfruttare la mia fantasia, la mia immaginazione per poter fare qualcosa di ottimo anche con una richiesta del cliente. Il nostro telegiornale termina qui. Vi lasciamo in chiusura con le immagini registrate da Federico Baccini e Marco Capponi, che sono stati per noi a Padova alla manifestazione di Libera il 21 marzo. 50.000 giovani hanno riempito le strade per la manifestazione in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Grazie per l'attenzione e buona giornata. E Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma ci dà forza e speranza il fatto che a sentire questo impegno e l'assunzione di questa responsabilità siano soprattutto i giovani. Dobbiamo ribellare. E oggi soprattutto a Padova, in Veneto, nel nord-est, dove la mafia c'è, fa schifo e lo dobbiamo dire!